Buon day, benvenuti in questo nuovo video, lasciate già un bel mi piace. Oggi non siamo in un vlog, siamo qua seduti in giardino per rispondere alle vostre domande. Era da un botto che non lo facevo e visto che magari c'è tanta gente nuova sul canale, tanta gente che ancora non mi conosce bene, è un modo per farsi conoscere anche perché comunque mi piace rispondere alle vostre domande. Ho chiesto su Instagram di farmi delle domande, se non mi seguite andate a seguirmi, Giuseppe-basso-barbuto. Mi raccomando, come ogni video, iscrivetevi al canale e se vi siete iscritti durante questo video, quindi siete nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovo iscritto che vi metterò un cuoricino e vi risponderò dandovi il benvenuto nella famiglia. Iniziamo con le domande. Giuseppe trattino ananas, grazie a tutte le mie fanpage che ci sono su Instagram, vi amo. Hai mai avuto un momento dove hai detto lascio tutto e me ne vado da tutti? Quando ero un po' più piccolo, che avevo 13-14 anni, successe che litigai con i miei genitori, ma litigai davvero tanto tanto, perché mi feci il dilatatore senza dirgli niente e i miei genitori sono dei genitori un po' all'antica, anche se adesso sono pieni di tatuaggi e capelli colorati. Ok, però quando ero più piccino non mi lasciavano fare determinate cose. So che sembrerà strano, però è così. Presi e scappai di casa, cioè proprio scappai di casa. Mi ricordo che andai via 3-4 giorni con i pochi soldi che avevo, perché comunque non lavoravo, andavo a scuola e mangiavo praticamente solo kebab perché costava poco. Però poi tipo tornai a casa, feci pace con i miei genitori, però mi tolsi il dilatatore. Quindi sì, boh, è stata una cosa che non rifarei. Mi raccomando, non fatelo. E ragazza mi chiede che scuola hai fatto? Finanza e marketing. Però feci quella scuola giusto per prendere il diploma, perché in realtà non mi interessava di fare ragioneria, tutte quelle cose lì. Penso che iniziare le scuole superiori a 14 anni sia presto, perché a 14 anni uno non sa cosa vuole fare nel futuro. Vince Esposito mi chiede: sapevi di arrivare a tutto questo? Allora adesso vi svelerò un aneddoto. Io quando iniziai a fare video su YouTube, iniziai per pura passione, ovviamente. Cioè, e adesso ancora continuo per pura passione. Però quando iniziai ero talmente preso male, nel senso che dicevo sono un fallito, non andrò da nessuna parte. E mi dissi: se mai raggiungerò i 100.000 iscritti, quando mi manderanno il button dei 100.000, chiuderò il canale, basta, perché sono soddisfatto, posso anche chiudere il canale YouTube. Ma perché ai tempi dicevo tanto non ci arriverò mai. Invece poi in realtà ci sono arrivato, il buttons mi è arrivato e sono ancora qui a fare video, perché è una cosa troppo bella, cioè è stata, non voglio esagerare, però la mia salvezza nella vita. Michela Spano, hai mai visto una tua fidanzata come un'amica prima di fidanzarti? PS, salutami. Allora sì, con tantissime ragazze con cui sono stato, prima di fidanzarmi le vedevo semplicemente come amiche. Poi in realtà si è riuscito ad abbattere la friendzone e mi ci sono fidanzato. Però tante volte invece mi è capitato anche che vedevo una mia amica come possibile fidanzata e in realtà poi siamo rimasti amici. Fa qualche anno fa mi ero innamorato, perso della mia migliore amica ed è rimasta la mia migliore amica. Auri mi chiede: hai intenzione di farti i capelli rosa? No, va bene così, basta, basta tingerli. Tanto ogni volta che tingo i capelli dico basta tingerli, ma poi me li ritingo. Come ogni tatuaggio dico questo sarà l'ultimo, poi mi ritatuo. Quindi boh, magari sì. Ele 220304 in chiesa, fidanzeresti mai con una fan? Se sì, di che anno massimo? Mi saluti, mi chiamo Elena. Allora, non lo so, è una domanda che non lo so, perché comunque c'è, nel senso, io vi vedo come persone normali, cioè siete ragazze, quindi mi è capitato di incontrare una fan e magari stringerci anche un rapporto d'amicizia, quindi non la vedo più come fan ma come amica. E a me sta cosa piace, perché voglio a tutti i costi abbattere quella barriera che c'è tra me e voi tramite questo schermo. Piacerebbe conoscervi tutte, diventare amico di tutte. Se mi ci fidanzerei non lo so, cioè dipende, perché comunque se trovo una ragazza che è interessante e mi prende bene, può essere. Aiza04 mi chiede di chi hai preso il colore degli occhi, sono stupendi, ti adoro. Allora, i miei occhi sono castani. Poi sì, sotto il sole diventano verdi, è una cosa strana che ancora non ho capito. Comunque, beh, gli occhi castani ce li ha mia mamma, quindi li ho presi da mia madre. E gli occhi verdi li ho presi da mio padre, però mi vengono solo quando sono sotto il sole. E neanche sempre, a volte, boh. Una cosa strana. Allora, Rochelle My Life mi chiede: come hai iniziato ad avere la tua passione per YouTube? La mia passione per YouTube è nata a casissimo. Sono andato al Games Week nel 2013 e ho visto questi ragazzi che facevano delle foto con tanta gente e non capivo perché. Perché Games Week è una fiera per videogiochi, io ero un nerd, ero andato lì per provare i nuovi videogiochi. E allora poi sono andato anch'io a vedere cosa stesse succedendo e c'erano questi ragazzi che erano YouTuber. Ho iniziato a seguirli, non sapevo proprio dell'esistenza di YouTube, anche perché nel 2013 ce n'erano davvero pochi. Mi appassionai e ho
uno youtuber in particolare che è Zoda, che adesso vabbè non fa più video, adesso canta. E tipo ho detto no, ma aspetta, voglio provarci anch'io. Ho provato anch'io a far video. Il primo anno è andato malissimo, cioè tipo ho iniziato a seguirmi 2000 persone in un anno. Poi è iniziato ad andare bene e questa cosa mi appassionava sempre di più. Poi ho iniziato a fare gli eventi, la gente ha iniziato a fermarmi per strada, la cosa mi sembrava assurda. Poi mi piaceva un sacco mettermi davanti a una telecamera, parlare e sapere che ci fosse qualcuno dietro quella telecamera che mi rispondesse, che mi dicesse sei bravissimo, perché io ai tempi avevo un sacco di problemi di autostima, mi ritenevo uno sfigato ed ero uno sfigato, probabilmente lo sono ancora, però c'erano delle persone che mi volevano bene senza neanche conoscermi e la cosa mi faceva davvero davvero stare alla grande. E quindi niente, è stata una cosa che si è evoluta nel tempo. Fatim mi chiede come è stato trasferirsi a Milano. Allora, per chi non lo sapesse, io abito a Milano, abito da solo, tra un mese faccio 2 anni che vivo a Milano. È stata una cosa assurda perché da quando avevo 14 anni che sono venuto la prima volta in gita con la scuola a Milano, vedendo Milano ho detto no, io da grande mi devo trasferire qua. E quindi è stato un sogno davvero che si è avverato. A me Milano piace un sacco ed è stato bellissimo ed è ancora bellissimo tuttora e spero di continuare a vivere qua per tanto tanto tempo. Orsi Love mi chiede se tu avessi il libro della tua vita in mano leggeresti il finale. Allora non leggerei il finale, però leggerei magari qualcosa tipo, non so, vorrei sapere cosa farò da grande, cose così, se avrò un figlio, se troverò una fidanzata, cose del genere andrei a leggere, però il finale no. Mauro Marchese mi chiede se sei contento di essere diventato conosciuto per i tuoi fan. Sì, sono contentissimo, ogni giorno io vi ringrazio perché siete davvero davvero fantastici e fantastiche, mi avete regalato un sogno, perché in fin dei conti, come dico sempre, i video ve li guardate voi, siete voi che parlate ai vostri amici di me, siete voi che mi fate conoscere, quindi io vi ringrazio, è tutto questo grazie a voi. E sì, sono contento perché essere voluto bene e avere così tante persone che mi seguono è bello, perché mi fa sentire accettato da così tanta gente. E anche perché quando ero piccolo avevo pochi amici, avevo poche persone, ero uno che si chiudeva in casa a giocare alla PlayStation, faceva nulla, avevo fatto anche un video subito bullismo, nel senso ne ho passate di tutti i colori. E invece adesso sono ricoperto di persone che mi vogliono bene e la cosa è bellissima. Sei mai stato bocciato a scuola? Chiede Enrico Stella. Per fortuna no, non sono mai stato bocciato, ma non sono stato neanche uno che andava benissimo a scuola, ero nella media tra il 6 e il 7, a parte educazione fisica che avevo 10. Sempre Enrico Stella chiede anche credi in te stesso? Allora dovete sapere che io sono una persona molto paranoica, cioè mi faccio paranoia su tante cose e poi sono lunatico, cioè davvero sono una persona problematica, quindi a volte sono convintissimo di me stesso, che sto proprio bene, dico ok ce la faccio, ce la farò sicuro, a volte invece mi deprimo e dico no ma aspetta, no io sono fallito, cose così, cioè sono un tipo lunatico e paranoico. Marty Todd mi chiede fidanzato? No, sono single, me la chiedete sempre ormai da mesi, da quando mi sono lasciato oramai a giugno, siamo a settembre e sì, mi sono lasciato, sono single, non trovo più nessuno. Capisco che non tutti ancora abbiano capito che io sia single, perché comunque tante gente mi segue su YouTube, non mi segue su Instagram, tanti mi seguono su Instagram, alcuni mi seguono su YouTube. Poi ho sempre cercato di sviare questo discorso, ho sempre cercato di non parlarne perché non mi piace parlare di queste cose, perché quando non ti conosce nessuno, che non sei un personaggio pubblico, ok, se ti lasci con la tipa lo dici ai tuoi amici, buona. Invece quando sei seguito da 300.000 persone lo dici, però poi non lo sanno tutti, 300.000 persone ti fanno domande perché ti sei lasciato di qua e di là e quindi è difficile. Ho sempre cercato di sviare questo discorso perché non è bello parlarne, non è che mi fa star bene parlarne, però sì, mi sono lasciato, però sto bene, grazie che vi preoccupate sempre, ma sto bene, ho degli amici fantastici, ho voi, quindi è ok, grazie per l'interesse. Poi tipo l'avevo detto solo una volta su Instagram tramite una storia, poi non l'avevo più detto, non avevo più toccato questo discorso, e siccome adesso sono passati un po' di mesi e continuate a chiedermelo, mi sembrava giusto avervi risposto, anche perché anche la mia ex ha risposto in un video, quindi bella. Nadia Reia, cosa provi per le tue fan? Mi saluti. Sono la ragazza che ti ha portato l'ananas a Napoli. Grazie mille per l'ananas. Comunque, quello che provo è amore. Io vi amo e non sto scherzando, vi amo. Non so cosa farei senza di voi, non so come farei senza di voi. Cioè io davvero ringrazio tutte le persone che stanno guardando questo video. Grazie perché state perdendo del vostro tempo per me. Grazie Valentina mi chiede il tipo di ragazzo ideale. Non ho un prototipo di ragazzo ideale, ok? Perché a volte mi è capitato anche di uscire con davvero delle belle ragazze, però che in realtà non mi piacevano. Cioè quello che chiedo io, la ragazza ideale, deve semplicemente volermi bene davvero per ciò che sono, accettarmi per quello che sono, e perché è una cosa che bene o male mi è mancata.
che mi faccia star bene, che sia simpatica e che parli tanto. Giù mi chiedete se hai mai leccato un piede? No. Quindi con quest'ultima domanda chiudo. Se avete visto il video fino a questo momento, quindi siete dei veri fans, commentate hashtag fino alla fine. Vi ricordo che in descrizione c'è il merchandising con magliette, felpe, cappellini, top per ragazze, magliette unisex, tutto quello che volete c'è con il marchio Petacolo. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando. Seguitemi su tutti i social che vi lascio in descrizione e Instagram che vi lascio nel primo commento. Comunque Giuseppe_ _barbuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione.